Ciao a tutti, sono Federico. Oggi voglio spiegarvi la differenza tra una lama mulching e una lama da raccolta. La lama mulching, che è la tecnica di taglio che sminuzza l'erba, la lascia sul terreno e fatta in modo corretto fa sì che i residui di taglio non si vedano, è questa. Questa qua, come vedete, a differenza di questa, ha la parte del taglio più lunga, ha un'aletta che è diversa rispetto a quella della lama da raccolta. Il taglio è più lungo per far sì che la lama possa avere due tagli, uno più alto e uno più basso, e possa tagliare più volte l'erba che rimane sotto il piatto per far sì che si sminuzzi in frammenti sempre più piccoli. L'aletta, che è fatta in un modo differente rispetto a quella della lama da raccolta, è fatta per creare un vortice d'aria dentro nel piatto di taglio, di modo che l'erba rimanga sotto e continui a girare, venga tagliata più volte. È utile anche quando si vuole fare scarico laterale, se il piatto è congegnato anche per scaricare lateralmente l'erba, perché fa sì che venga buttata fuori dal piatto. Quindi differenza, taglio più lungo, due tagli, aletta differente. Ricordatevi, quando montate e smontate le lame, che hanno un verso, vanno con il taglio in alto, quindi vanno montate così, non montatele così perché la macchina non taglia. Stessa cosa vale anche per quella da raccolta.